Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video, video prepartenza per il mare, finalmente domani si parte. Però prima di partire ho fatto qualche acquistino, sempre rigorosamente low cost, al mercato e da Pecco. Se sentite questi rumorini, purtroppo abbiamo gli operai che devono rifare il tetto al condominio. Spero mi sentiate lo stesso. Era un attimo di pausa, ho detto ne approfitto, ma vabbè, dai. E se chiudessi la porta, anche se rischio di soffocare, un attimino. Come non detto, come ho detto un attimino, hanno smesso di martellare. Vi faccio vedere subito quello che ho acquistato al mercato. Ho dimenticato una cosa, la vado a prendere, scusate. Ce la faremo mai? Sì, ce la faremo. Allora, al banco di una famiglia marocchina, sono marito, moglie e una figlia, che tantissimi anni ormai che fanno il mercato qui al mio paese. Prima avevano solo un banco di borse e adesso hanno aggiunto anche un banco di abbigliamento, di cose veramente carine, non cinesate per intenderci, ma cose anche di buona qualità, soprattutto per quanto riguarda i tessuti. Ecco che parte il trapano, vabbè. Magari tengo la voce un po' più alta se riesco. Allora, prima cosa, borsa mare, perché la mia aveva un po' di anni e si è un po' strappata, non chiude più la cerniera dentro, la fodera è rovinata e allora ho deciso di cambiarla. Ho preso questa, che è tipo di juta, molto colorata, manico in corda, bella bella grande, spaziosa, per mettere tutto quello che serve. L'ho pagata ben 5 euro. Poi ho preso queste gonne, questi pantaloncini, ma sono fatti tipo gonna, sono molto carini. Allora, anche questa, una è cru e una nera, molto carine, devo dire. Anche questa aveva la cintura, l'ho tolta per provarla. E comode, comodissime, perché davanti è normale, ci sono tutti i passanti, ma dietro c'è un bell'elastico, quindi si adatta perfettamente. C'è il risvoltino sotto, comodissimi, specialmente la mattina quando io andrò in spiaggia presto a far fare il giro alla Kira, metterò questi con una canotta o una maglietta. Quindi una e uno, due. Ecco qua. Una. Una, due. Leggerissime sono, davvero davvero belline. Poi indosso stanno anche bene, devo dire. Sempre allo stesso banco ho preso queste due canotte che hanno il pizzettino qui alla manica, non sono troppo scollate e anche a fondo da mettere con i pannelloni. Ho fatto un misto fra pantaloni e gonnelloni. No, ma sono stanca. Stamattina ho pulito tutta casa perché, tra l'altro, in questi giorni ho avuto con me tutte le mattine la mia margherita, perché la mamma doveva lavorare. Agosto gli asili nido sono chiusi e è stato impegnativo. Ieri c'era anche Alice, poi una sera c'era anche Agata, insomma. È stata una bella settimana, mi sono immersa nelle mie nipotine, è stato bellissimo, mentre invece i tre maschietti di Silvia, con Silvia e il marito, sono in montagna. Allora, dicevo, questa canotta leggermente elasticizzata, una nera e una bianca, sempre col pizzetto alle manichine e a fondo. Fresche, leggere, perfette. Tutti questi capi costavano 15 euro l'uno, ma me li ha scontati di 2 euro ciascuno. E ho preso anche una maglietta giusto per accontentare anche il Sontino. Quindi su 5 capi ho avuto in tutto uno sconto di 10 euro sul totale. Quindi diciamo che è andata bene. Poi ho preso tante cose veramente. Poi ho preso invece da Pepco
che anche lì tutto low cost, magliette a 3, 4, 5 euro, sono una tentazione. Ho preso questa maglia, anche questa col pizzo, il pizzo alle manichine, ma il pizzo anche lungo tutto il fianco. Non è trasparente, ma è applicato sopra il cotone, sopra la maglia. Veramente bellino, bellina. Poi indosso, sta proprio bene, è semplice, ma molto fine e valorizza, devo dire, qualsiasi capo sotto, sia pantalone sia gonna. Poi ho preso questa maglietta che dice io, te e il mare, visto che andiamo al mare. Eccola qua. Queste sono semplici, però anche questa ha una manica con la lettina, così copriamo queste belle polpacciose. Non sono polpacciose queste, sono i bicipiti un po' troppo pendenti, tipo pipistrello. Bellina comunque. In tema con la vacanza, questa, anche questa, molto carina, molto semplice, con questi fiori stilizzati. E infine questa invece è una canotta tipo stile americano, un po' più scalvata, però chiusa qua al collo, rosa, non troppo corta, anzi decisamente lunghetta, perché corto corto non mi piace il capo sopra. E questo è tutto, pronte da mettere in valigia immediatamente. Vi volevo parlare anche dell'ultima passione che ho, che è quella di dipingere i sassi e poi lasciarli, abbandonarli in giro, e riportando dietro al sasso l'indicazione di un gruppo in Facebook dove possibilmente pubblicare la foto del sasso ritrovato. Ne ho fatti alcuni, eccoli qua. Alcuni li ho fatti io, alcuni li ha fatti Alice. Devo dire che i più belli sono proprio quelli di Alice. Allora Alice ha fatto questo. Guardate che brava che è. Questo. È super brava. Questo. Bravissima Alice. E questo. Ha veramente del talento, come la sua zia Silvia e come il suo bisnonno Gianni. Questi invece li ho fatti io. Questo. Su questo ho scritto dietro, poi tutti dietro hanno scritto qualcosa. Ho scritto portami con te, ti porterò fortuna. Questo molto semplice, sono fatti tutti con i pennarelli acrilici. Questo, il barbapapà. E questo, siccome era molto poroso, non si riusciva a fare un disegno compiuto, diciamo, l'ho fatto così astratto, tipo Arlecchino. E sono fatti, vi dicevo, con i colori acrilici. E poi ricoperti, poi una volta asciugato il disegno, verniciati con la vernice acrilica apposta in modo che il disegno non si rovini. E questa ogni tanto mi partono le nuove fissazioni, le nuove idee, però è così, è stato anche un motivo per passare un po' di tempo creativo con la mia Alice. Io vi ringrazio per avermi seguito. Il prossimo video sarà da Peschici. Vi saluto perché è lì che andrò, ovviamente, il mio posto del cuore. Vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso. E al prossimo video. Ciao ciao!